tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi un video molto variegato, vi parlerò infatti di make-up, di skincare, di borse, di abbigliamento, ma voglio cominciare con Pixy Beauty, che ha recentemente festeggiato i primi 20 anni di Glow e in occasione quindi di questo importante anniversario ho ricevuto questa meravigliosa box. Devo dire che Pixy non si smentisce mai. Cosa c'è in questa box? Addirittura ben 7 prodotti best seller del brand, sia makeup che skincare. Ora, all'interno di questa box ci sono dei prodotti che io conosco e amo da tempo, come il mio adorato iconico Glow Tonic, ma ci sono anche dei prodotti che io ho scoperto, quindi ho provato per la prima volta proprio in questa occasione. Nel dettaglio, in ordine di apparizione, noi abbiamo nella box la Rosseramide Cream, che è una crema idratante intensiva, il famoso quindi Glow Tonic tonico illuminante esfoliante, la Glow Mist, quindi mist illuminante dal finish dewy, abbiamo poi una Eye Reflection Shadow Palette, abbiamo poi una matita, quindi una Endless Silky Eye Pen, quindi una matita nera waterproof, siamo in questa posizione, un Matte Last Liquid Lip, quindi un rossetto liquido dal finish opaco, e infine un Lip Lift Max, un gloss rimpolpante. Allora, il primo prodotto presente nella box è quindi la Rosseramide Cream, che è una crema idratante intensiva che è formulata con ceramidi e olio di rosa proprio per nutrire profondamente la pelle ed è contenuta in questo tubetto decorato con rose da 50 ml. Ora, è un prodotto questo che conosco già perché tempo fa ho ricevuto dal brand tutta la linea di prodotti della linea Skin Treats, quindi della linea Skin Care alla rosa, ed è una crema che ha un profumo veramente delizioso, una texture ricca e corposa, infatti ne basta veramente una piccolissima quantità per tutto il viso e non è troppo pesante sulla pelle, però sicuramente io, avendo una pelle mista, la preferisco per la sera perché comunque è una crema sicuramente adatta, più adatta per le pelli secche e disidratate, ed è veramente perfetta per questo periodo dell'anno. Io direi che con il freddo è veramente un vero toccasana, è ricca di probiotici e di antiossidanti, è una crema che dona idratazione nell'immediato e duratura, rende la pelle morbida ed elastica e la protegge dall'invecchiamento e dalle aggressioni ambientali. Il secondo prodotto presente nella box è l'iconico Glow Tonic, questo è veramente il prodotto simbolo di Pixy Beauty ed è un tonico, questo è nella confezione nel formato da 100 ml ed è un tonico quindi esfoliante formulato con il 5% di acido glicolico che esfolia delicatamente la pelle senza l'ausilio di particelle granulose. Contiene altresì aloe vera che lenisce e idrata e anche ginseng che migliora, stimola la circolazione e svolge un'azione energizzante. È formulato senza alcol, quindi adatto a tutti i tipi di pelle. Io lo utilizzo la sera, lo applico con un dischetto di cotone sul viso praticamente e collo e poi applico insomma siero e crema. Vi assicuro che i primi risultati si vedono dopo poco tempo, la pelle appare decisamente più luminosa, uniforme, levigata e compatta, va proprio a migliorare la texture della pelle, dona un effetto glow, la pulisce in profondità e fa penetrare meglio i prodotti che applico successivamente. Quindi diciamo che lo apprezzo particolarmente questo prodotto perché unisce i pregi di un tonico con quelli di un esfoliante ed è sicuramente ideale per pelli spente, opache, con discromie, ma anche come trattamento antietà. Per me è veramente un mai più senza, lo utilizzo da tantissimo tempo e continuerò senz'altro ad utilizzarlo. Un altro prodotto invece presente nella box, questa volta per me un'assoluta novità, è la Glow Mist, quindi questa mist è formulata con olio praticamente di argan e propoli che nutre, idrata, protegge la pelle donando un aspetto radioso con un finish dewy, è contenuta in questo flacone da 80 ml. Ora contiene ben 13 oli essenziali naturali che vanno a aumentare istantaneamente, migliorare istantaneamente il livello di idratazione della pelle e la sua luminosità. Questo è un prodotto che si può utilizzare in tanti modi, si può ovviamente utilizzare prima del make-up come ultimo step del make-up, ma anche al bisogno durante la giornata per rinfrescare ed idratare la pelle, ideale magari quando si è in viaggio o anche quando fa caldo. Per diciamo fissare il make-up è sicuramente più adatta per le pelli secche, considerando il finish dewy, infatti io personalmente la preferisco quindi come primer idratante, l'ho utilizzata in questi giorni e devo dire che mi piace molto perché ha veramente un effetto ravvivante, proprio rivitalizzante istantaneo, rende la pelle super morbida e dona un bel bagliore, va agitata prima dell'uso, ha un profumo frutto
fruttato, veramente delizioso, è un prodotto comodo, semplice da utilizzare e ho letto che si può usare anche sulle punte dei capelli quando appaiono un po' secche, quindi è un prodotto che va a donare luminosità e idratazione anche alle nostre chiome, quindi doppiamente utile. Proseguiamo con un altro prodotto che invece conosco già da tanto tempo e che infatti vi ho mostrato nel dettaglio in un altro video, che è una palette di ombretti, una Eye Reflection Shadow Palette, che io tempo fa ho ricevuto insieme ad un'altra palette. Allora, questa è la versione Natural Beauty, quindi quella che si trova all'interno di questa box, ed è una palette dai toni nude neutro freddi che io ho ricevuto insieme alla Reflex Light, che invece è questa palette dai toni decisamente più caldi e tutti dal finish luminoso. In questo caso invece, come vi dicevo, abbiamo 12 ombretti con un mix di finish. La qualità a mio avviso è buonissima di questi ombretti, sono molto setosi, burrosi, assolutamente scriventi, poco o nulla polverosi, durano tutto il giorno. Ci sono degli ombretti shimmer metallici che veramente sono molto luminosi, ricchi di riflessi, proprio illuminano lo sguardo, e ci sono diversi ombretti dal finish satinato, dal finish in realtà semi opaco, insomma satinato, delicatamente satinato, che però si comportano praticamente come degli opachi una volta applicati sugli occhi. E ci tenevo a dirvi che sul sito Sephora, in questo momento almeno, non si trovano i prodotti makeup di Pixie Beauty, solo diciamo quelli per quanto riguardanti la skin care, però potete trovare tutto quanto sul sito Look Fantastic. Vi voglio mostrare comunque qualche colore presente all'interno di questa palette senza dilungarmi troppo, perché come vi dicevo è un prodotto che vi ho già mostrato nel dettaglio con tutti gli swatches tempo fa, quindi quando ho ricevuto la prima volta queste palette dal brand. E ci sono dei colori secondo me bellissimi all'interno di questa palette, io ne swatcho 4 a casaccio, insomma, ma giusto per darvi un'idea della scrivenza, guardate che meraviglia, della scrivenza dei colori e della luminosità di questi shimmer. Vedete che bello il primo beige chiaro metallico, bellissimo anche per creare dei punti luce, poi abbiamo una specie di marroncino top delicatamente satinato, un marroncino ramato e poi una specie di marrone bronzato, bellissimo. Insomma, comunque si tratta secondo me di una palette bellissima se amate i toni nude neutro freddi. Chiaramente non è una palette che contiene dei colori super originali, colori mai visti, ma è una palette veramente di essenziali, di tonalità adatte a tutte le occasioni e secondo me di alta qualità. E poi ho trovato un prodotto che non conoscevo ma che non vedevo l'ora di provare, perché si tratta di un prodotto pluripremiato che gode di un'ottima fama. Sto parlando di una delle Endless Silky Eye Pen, quindi matite occhi waterproof, che esistono in tante colorazioni. Io ho ricevuto la colorazione Black Noir, quindi classica matita nera. Ora, il packaging, come vedete, è molto semplice, è tutta del colore della mina, con tappo trasparente con fondo verde pixie, ed è una matita assolutamente favolosa. Il nero è molto intenso e ha una texture morbida, cremosa, scorrevole, che scivola letteralmente sulla pelle, rilasciando un tratto immediatamente, come vedete, pieno, intenso e assolutamente omogeneo, ed è resistentissima anche nella rima interna. Infatti, una cosa importante che volevo dirvi è che se volete sfumare questa matita vi consiglio di farlo immediatamente dopo l'applicazione, perché dopo che si fissa veramente è irremovibile, come si può dire, insomma, per un termine, insomma, che fa capire la situazione, insomma non la smuovete più in buona sostanza. Ora, vi dicevo che ci sono tante colorazioni di queste matite, io in particolare, ci sono anche diverse matite dal finish metallico, ma in particolare sono rimasta colpita da due tonalità invece dal finish opaco, e questa è la Black Noir, ma c'è anche la Black Blue, che è un blu notte, un blu scuro veramente bellissimo, molto scuro, quasi nero in buona sostanza. E poi c'è la Mulberry, che è praticamente una specie di mix tra un prugno e un marrone caldo, che secondo me sugli occhi verdi deve essere veramente fenomenale, quindi una matita questa che sicuramente prenderò in altre colorazioni, perché insomma mi ha colpito tantissimo dalla texture alla tenuta, insomma veramente eccezionale. E proseguiamo invece con un altro prodotto che conosco bene, che vi ho già mostrato insomma in tanti video, anche in questo caso devo dire è un prodotto che gode di un'ottima fama, e sto parlando dei Matte Liquid Lip, quindi i rossetti liquidi opachi del brand.
Questi rossetti hanno un packaging molto bello, come vedete, un packaging squadrato con tappo verde, corpo trasparente. L'applicatore è molto particolare, infatti si chiama Pixie Petal, ve lo voglio mostrare. È un applicatore conico, inclinato, come potete vedere, flessibile e con un foro al centro, studiato per rilasciare la giusta quantità di prodotto, garantire una stesura uniforme, e poi ha questa punta che invece agevola la stesura, nel senso che fa sì, insomma, che l'applicazione risulti precisa sui contorni. Ora, si tratta di rossetti liquidi estremamente pigmentati e coprenti con una sola passata, infatti il brand consiglia di applicare proprio poco prodotto, un velo di prodotto sulle labbra, si asciugano rapidamente, dopodiché sono completamente no transfer, sono confortevoli perché contengono olio di rosa canina e vitamina E all'interno della formulazione. E se non mangiate non si muovono di una virgola, quindi, e non si sgretolano. E come sapete, la cosa che mi piace, insomma, di questi rossetti liquidi è che hanno una texture fluida e sicuramente sottile e leggera, infatti si trasformano proprio in un velo sottile di colore opaco sulle labbra. E come sapete, come sa chi mi segue, io non amo i rossetti liquidi, questi però devo dire per 4-5 ore, perché mi seccano le labbra purtroppo, e questi devo dire che per 4-5 ore li trovo molto confortevoli. Se riesco poi ad aggiungere un tocco di balsamo labbra, riesco anche a sopportarli sulle labbra, insomma, per più delle mie classiche 4-5 ore. Oltretutto ci sono in gamma delle colorazioni veramente meravigliose. In realtà il colore che io ho ricevuto nella box, che è questo, si chiama Pleasing Pink, ovviamente vado subito a sbocciarlo, non è un colore che amo, è un colore nuovo questo, colore che mancava nella mia collezione, ma indubbiamente è un colore che io non amo. E si tratta di questo fucsia intenso, vivace e freddino, che è uno dei colori che mi sta peggio proprio in assoluto al mondo, e quindi, insomma, non mi piace questo colore, ma con l'occasione voglio però mostrarvi invece uno dei miei colori preferiti, che si chiama Au Naturel, ed è un nude secondo me spettacolare, un nude anche molto particolare, perché si tratta di un nude pesca corallo, come vedete è caldo, tenue, molto delicato e devo dire anche molto particolare, bellissimo se amate come me i nude caldi. E continuiamo, completiamo quindi l'ultimo, vediamo quindi l'ultimo prodotto presente nella box, un prodotto dedicato anche in questo caso alle labbra, che però questa volta non conoscevo. E si chiama, sto cercando la parte frontale, e sto parlando di questo prodotto che si chiama Lip Lift Max, e quindi un gloss rimpolpante che io ho ricevuto nella colorazione Petal Ice, che è praticamente trasparente. Ora, in realtà non è proprio un semplice gloss rimpolpante, ma proprio un trattamento volumizzante per le labbra, e dal finish super lucido ma non scintillante, perché come vedete non ci sono glitterini, non ci sono particelle luminose scintillanti all'interno. La formula è ricca di peptidi che idratano, rassodano e rimpolpano, ma contiene anche olio di jojoba che mantiene le labbra morbide e idratate, e anche camomilla che svolge un'azione lenitiva. Ha un classico applicatore a spugnetta, una texture bella ricca, insomma corposa, abbastanza densa, ma per nulla appiccicosa sulle labbra, e ha un profumo di menta, un aroma di menta che dona una piacevole sensazione di freschezza, ma vi assicuro che non brucia assolutamente. Si può utilizzare da solo, proprio quindi come trattamento rimpolpante, oppure sovrapposto a dei rossetti opachi per ottenere quindi un finish glossy. Vi dirò che io l'ho provato e lo sto utilizzando con piacere proprio da solo, perché l'effetto è veramente bellissimo. Ha un finish super lucido, specchiato, e è ultra levigante, quindi proprio va a ridurre l'aspetto delle linee sottili, insomma, delle labbra, facendole apparire proprio più piene e carnose, quindi veramente anche questo un ottimo prodotto. Devo dire comunque che Pixie ha sicuramente selezionato con grande attenzione i prodotti da inserire all'interno di questa box, perché sono tutti dei prodotti top che vi consiglio di provare se ancora non l'avete fatto. Ricevere questa box per me è stata sicuramente una piacevole sorpresa, ma anche, devo dire, una conferma sul fatto che Pixie Beauty è un brand che propone veramente tantissimi prodotti di alta qualità con un buon rapporto qualità-prezzo, e quindi dal canto mio, insomma, non posso che augurargli tanti altri anni di successi e di glow. Rapidamente però adesso voglio parlarvi di Joseco, che è un'azienda che si occupa di borse convenienti, pratiche e alla moda. Ci sono in gamma diversi modelli, vari stili, adatti un po'
a tutte le esigenze. Ci sono tanti modelli giovanili, divertenti, insomma, giocosi, super colorati, con frange, charms, ci sono dei modelli in vimini, in corda, insomma, veramente ce n'è un po' per tutti i gusti, e ci sono anche diversi portafogli. Io devo dire, amo zaini e zainetti, li amo da sempre, anche quando non erano così di tendenza come in questi come in questo momento, perché li trovo veramente molto pratici per il mio stile di vita, tra spesa, bambini, supermercati e barca, li trovo veramente super pratici, appunto molto molto comodi. E quindi io, quando ho avuto la possibilità di scegliere due articoli del brand, ho scelto senza dubbio due zainetti, anche perché per le borse, devo ammettere, io sono molto più esigente. Innanzitutto voglio cominciare con il mio preferito. Ho scelto questo zainetto in ecopelle nero, che trovate comunque anche in marrone, e che si può portare come borsa a mano, si può portare a tracolla grazie a questa bretella removibile, e ovviamente come zainetto. Le cinghie posteriori sono sempre in similpelle e ovviamente regolabili. È morbidissimo, e l'apertura posteriore è posta praticamente sul retro, come vedete si apre con cerniera, e questo con funzione antifurto, quindi per proteggere i nostri oggetti, le nostre cose dai malintenzionati. Ed è una cosa che ho apprezzato tanto, non avevo nessun zainetto, non avevo altri zainetti con apertura posteriore, ce la possiamo fare. Ora, praticamente all'interno abbiamo due taschine aperte e una laterale con zip, quindi per riporre i vari oggetti. Abbiamo poi altre due tasche chiuse con zip laterali, una in questa posizione, quindi, e una dall'altra parte, e poi due taschine sempre laterali aperte, piccoline. Quindi diciamo che comunque è uno zaino abbastanza capiente, ha un'altezza di circa 32 cm, una larghezza di circa 28, insomma, quindi sicuramente ci vanno un bel po' di cose all'interno. Ora, praticamente è uno zaino molto leggero e comodo da indossare, e lo trovo estremamente versatile. Come vedete, sicuramente si adatta a diversi tipi di outfit. Mi piace molto il design di questo zainetto, che è semplice e senza fronzoli, elegante, femminile, ma anche giovane e dinamico nello stesso tempo. Come vedete, ha una forma particolare che si allarga un po' verso il basso, e ha questa fascia di copelle sempre nera sovrapposta al centro, sulla parte frontale, che crea questo effetto un po' a pannelli, che trovo davvero molto elegante. Il materiale è secondo me di buona qualità, e oltretutto le rifiniture sono perfette, le cuciture, quindi sicuramente da questo punto di vista secondo me è uno zainetto che fa una gran bella figura. Il secondo invece zainetto che ho scelto è molto diverso, ed è questo invece, è uno zainetto in ecopelle in stile vintage marrone, che trovate comunque anche in nero. Il design di questo zainetto è particolare, perché è caratterizzato da queste tre fibbie che sono anche abbastanza lunghe, come vedete, ma niente paura, perché comunque si apre e si chiude grazie ad un pratico bottone a pressione e culisse. All'interno questo è anche questo molto capiente secondo me come zainetto, perché ha due scomparti principali separati da cerniera praticamente centrale, due tasche laterali, un'altra laterale praticamente sul retro, praticamente con zip. Poi all'esterno abbiamo una tasca praticamente sempre che si apre con zip, quindi sulla parte frontale, un'altra tasca con zip praticamente sul retro, e sempre due taschine laterali aperte, come vedete. Quindi anche questo sicuramente abbastanza capiente, le dimensioni sono più o meno quelle, sempre 32 cm di altezza, quindi come vedete, insomma, sono molto simili per quanto riguarda le dimensioni. Ed è uno zainetto che, come vedete, è dotato, oltre ovviamente alle cinghie regolabili posteriori, di questa maniglia per portarlo a mano, insomma, che è una cosa interessante, direi non scontata, perché non tutti gli zainetti ne sono provvisti. Questo è uno zainetto sicuramente molto pratico, ma devo dire anche chic, perfetto per restare praticamente nel mood classico, e anche in questo caso devo dire il materiale mi sembra di buona qualità, insomma, non so come lo vedete in camera, comunque diciamo che è simile alla pelle il materiale, a parte che è proprio morbidissimo al tatto, ma non fa assolutamente un effetto, insomma, molto plasticoso, quindi direi che sono sicuramente di buona qualità. Hanno un prezzo di quello nero, il mio preferito, di circa 30 euro, questo marrone è circa 40 euro, però volevo dirvi che nell'info box, oltre ai link agli zainetti, troverete anche un codice per usufruire dello sconto del 15% sui vostri ordini sul sito gioseco.net. ma cambiamo ancora una volta argomento, perché voglio parlarvi di abbigliamento, ho fatto anche la rima, e parliamo quindi di Shein, perché voglio mostrarvi 8 articoli che ho ricevuto qualche giorno fa, che fanno parte della nuova collezione primavera estate 2020, che insieme ad altri articoli
ovviamente sono già disponibili sul sito Shane. Vi ricordo che sul sito appunto Shane vengono caricati oltre 500 articoli nuovi al giorno e che è lo shop online ideale per chi è alla ricerca sia di capi basic che di tendenza veramente convenienti, accessibili alla portata di tutti. Vi ricordo anche che le spese di spedizione sono di $4.99 e che sono gratuite per gli ordini di importo superiore a $50 e che dovete attendere 2-3 settimane massimo per ricevere i vostri ordini. Un'altra cosa molto importante che ci tengo a specificarvi è che Shane garantisce il pagamento a suo carico delle spese doganali, quindi non dovrete sostenere alcun costo aggiuntivo. Ora, ho ricevuto, vi dicevo, 8 capi, però due di questi articoli, due pantaloni, non posso mostrarveli indossati perché li ho ricevuti nella taglia XL praticamente. Non è colpa mia, insomma, perché io quando li ho scelti li ho visti su delle fotografie, insomma, indossati da modelle magre come me. Invece in realtà sono due pantaloni per taglie forti, quindi partono dalla 48.0 XL e arrivano alla 54.3 XL. Ma in realtà devo aggiungere che in questo caso, in questa volta, insomma, in generale comunque gli articoli non sono proprio come me li aspettavo, perché comunque li ho scelti da foto che si vedevano malissimo, in buona sostanza, perché non erano ancora degli articoli caricati sul sito. Comunque procediamo e cominciamo quindi con i due pantaloni che vi dicevo, che sono quindi pantaloni per taglie forti, che ho ricevuto quindi nella taglia 48. Questo è, mi sta abbassando la voce completamente, questo è un pantalone nero in ecopelle, modello skinny praticamente. È il modello comunque molto classico ed è dotato di due tasche posteriori, come potete vedere, due tasche frontali, e poi abbiamo una zip, si chiude insomma con zip e bottone. Ora, il tessuto è abbastanza consistente e anche bello elasticizzato. Secondo me questo deve essere un pantalone molto comodo e il modello non è ampio, perché come vedete comunque sulla gamba scende poi dritto, ed è un pantalone questo perfetto per look giovanili e grintosi. A me piacciono da morire pantaloni e leggings in sinipelle, li utilizzo spessissimo. L'altro pantalone che ho scelto invece è molto particolare, mi dispiace tanto insomma averlo ricevuto nella taglia XL, ed è questo praticamente, ed è un pantalone praticamente nero incrociato a palazzo in chiffon semi velato con cintura elastica e culisse in vita. Praticamente il tessuto è 100% poliestere, il modello è ampio, comodo praticamente sulla gamba, insomma questo veramente deve essere super comodo, ed è praticamente, come vedete, caratterizzato da strati sovrapposti di tessuto che vanno a creare un bel gioco di trasparenze e anche uno spacco sulla parte frontale di ogni gamba praticamente. Ma non temete, perché all'interno, se riesco a mostrare, abbiamo praticamente un pantaloncino quindi sotto che impedisce quindi trasparenze indesiderate, quindi fa in modo che non si intraveda praticamente la biancheria intima. Come vi dicevo, il materiale è 100% poliestere, un materiale fluido, leggero, morbido, ed è praticamente un pantalone, secondo me questo, estremamente versatile, pantalone adatto a tante occasioni, secondo me anche per la sera, quindi con l'abbigliamento, quindi il resto dell'abbigliamento quindi giusto, magari un bel tacco alto, un bel body particolare, insomma secondo me è veramente un gran bel pantalone. Ora cambiamo però location, così almeno posso mostrarvi gli altri 6 capi indossati. Vorrei cominciare con l'abito che ho indossato nel video di oggi, che è questo abito midi incrociato grigio con lavorazione a coste, maniche lunghe, scollo a V, come vedete profondo, con nodo frontale, quindi con nodo sul punto vita, che crea proprio questo incrocio, questo grazioso movimento, e termina con spacco e fondo praticamente arrotondato. Io indosso la taglia S, il tessuto è 95% poliestere, 5% spandex, un tessuto perfetto sicuramente per la primavera e l'autunno, è praticamente morbido e molto elastico, un tessuto che si adatta perfettamente alle forme, perfettamente al corpo. Devo dire che mi piace molto sia il colore, questo grigio chiaro così tenue, insomma molto sobrio, e anche il modello quindi fasciante che esalta le forme. È un abito secondo me elegante, insomma sicuramente femminile, ma nello stesso tempo comodo, confortevole, perfetto da indossare tutti i giorni.
Ma continuiamo con questa camicetta stile beau chic con stampa cashmere o paisley che dir si voglia, con volant e sciarpa abbinata. Io la indosso nella taglia S, il materiale 100% poliestere, un tessuto sicuramente leggero, sottile, non elastico e semi trasparente, ed è caratterizzata da un ampio scollo a V, come vedete, con volant presenti anche al termine quindi delle maniche. Un dettaglio sicuramente molto interessante e non scontato è la presenza di questa sciarpetta abbinata quindi alla camicetta, proprio nella stessa fantasia. Mi piace tantissimo questa cosa, fantasia tra l'altro che trovo splendida sui toni dell'ocra, del prugna, insomma dell'azzurro su fondo blu. È una camicetta sicuramente romantica, femminile, fluttuante, che fa subito primavera e che secondo me sta benissimo con un paio di jeans o pantaloni a zampa. E continuiamo con questa tuta corta aderente con maniche lunghe, collo a lupetto e vivace stampa floreale, quindi sui toni del fucsia, arancio e viola, su fondo bianco. Il tessuto è 94% poliestere, 6% spandex, un tessuto è sottile, lucido e leggermente elastico. Si chiude, come vedete, con zip praticamente sul retro ed è assolutamente un capo super fasciante, insomma super aderente. Sinceramente non so se la indosserò mai, perché nella foto che ho visto mi sembrava un classico tubino, però devo dire che è sicuramente un capo fresco, insomma giovanile, con una fantasia originale, perfetto per un look modaiolo e informale. Poi ho scelto questo blazer jacquard floreale con rose rosa e bottoni gioiello. Io indosso la taglia S, il tessuto è 100% poliestere, un tessuto operato, leggero e un po' rigido. Come vedete presenta delle rose, quindi sul fondo rosa chiaro, queste rose praticamente in rilievo con dei contorni di un rosa praticamente più intenso, ha poi delle spalline leggermente imbottite, è interamente foderata all'interno e poi ha praticamente un bottone a pressione da un lato e si chiude con questi tre bottoni gioiello, come potete vedere, con perla e strass. È sicuramente un capo, quindi una giacchina dal gusto un po' retro, dai toni pastello, un capo sicuramente romantico e femminile, e sicuramente che può rendere originale un look, ma è anche un po' vistoso, insomma un po' appariscente. Ecco perché io sinceramente la sdrammatizzerei proprio in questo modo, quindi abbinandola con un paio di jeans. Comunque, secondo me, in primavera può essere un capo interessante. Poi ho scelto questo set, quindi blazer più shorts, in tessuto operato jacquard, lilla chiaro di base, con grandi fiori in rilievo, lilla, viola più che altro, e argento metallizzato. Io indosso la taglia S, il tessuto è 100% poliestere, sempre leggero e un po' rigido come quello della giacca che abbiamo appena visto. La giacca ha delle maniche, come vedete, leggermente a sbuffo, per fortuna non esagerate, delle spalline un po' imbottite e presenta un solo bottone, che è rivestito, come vedete, con lo stesso tessuto. I pantaloncini sono semplicissimi perché sono a vita alta con cerniera praticamente su un lato, ma sono comunque enormi per me, come vedete, insomma sono molto ampi, quindi sicuramente devo farli riprendere dalla sarta se voglio renderli portabili. E comunque è sicuramente un completo impegnativo, direi appariscente, insomma è vistoso, però secondo me per la primavera è anche originale, insomma è un capo sicuramente dal sapore un po' vintage ma attuale nello stesso tempo. Non vi nascondo che avrei preferito un tessuto più morbido, praticamente più fluido, però mi piace molto sia il colore che questo effetto proprio tridimensionale del tessuto. E concludiamo con questo graziosissimo maglioncino verde menta a girocollo con taglio asimmetrico sul fondo, sia sulla parte frontale che sul retro, come vedete, e ha poi maniche e collo e inserto in diagonale con lavorazione a collo. Io indosso la taglia S, il tessuto è 42% viscosa, 30% nylon e 28% poliestere. È un tessuto veramente super morbido, piacevolissimo da indossare e anche molto elastico, però si tratta, come vedete, di un capo che ha una vestibilità sicuramente aderente. Mi piace tantissimo questo maglioncino, mi piace il colore delicato e chic, mi piace tantissimo questo fondo praticamente irregolare, quindi questo taglio irregolare, quindi un capo sicuramente semplice, perfetto per tutti i giorni, ma nello stesso tempo non banale, non scontato, insomma questo è in primavera, lo indosserò con piacere. Bene, sono riuscita ad arrivare alla fine del video, spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.